dallo stand Puglia Promozione, vi stiamo raccontando queste giornate, secondo giorno della BTM. Sono in compagnia della responsabile eventi Nika Mastronardi, benvenuta su MHR. Sì, buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, abbiamo una Puglia meravigliosa alle nostre spalle, uno stand molto molto ricco con i simboli un po' di questa terra meravigliosa. Intanto un riassunto di come stanno andando queste giornate. Sì, innanzitutto siamo a Taranto per la prima volta con questa edizione di BTM che cresce negli anni, quindi coinvolge diversi operatori turistici pugliesi, quindi non soltanto dell'area ionica, ed è una bella sfida, una bella scommessa in un territorio che ha bisogno anche di crescere dal punto di vista turistico. Sta andando bene, nel senso che c'è una bella rete di aziende che stanno portando avanti i loro servizi, ma soprattutto li stanno proponendo, coinvolgendo anche gli studenti, quindi un aspetto importante è la formazione in questi giorni attraverso panel che coinvolgono appunto imprenditori pugliesi ma anche studenti scolaresche, perché e questo è un po' il lavoro che vogliamo anche fare per qualificare l'offerta. È vero, c'è assolutamente necessario trovare dei ragazzi, formarli, la formazione è molto importante nel mondo turistico, io ho lavorato nel turismo, ne so qualcosa, formare anche i giovani, perché insomma questo è per il territorio, anche come valorizzazione del territorio. Sì, sicuramente il capitale umano è quello che poi fa la differenza nello sviluppo imprenditoriale, nello sviluppo anche di noi pubbliche amministrazioni che affianchiamo e supportiamo e soprattutto facilitiamo anche il networking. In effetti il punto di forza proprio di BTM è fare rete, networking con tutti, quindi a più livelli, e questo è soltanto, diciamo, il primo appuntamento in presenza di questa prossima stagione. La prossima settimana saremo impegnati anche a Milano con la Borsa Internazionale del Turismo e finalmente riusciamo anche a garantire incontri mirati con operatori che provengono dall'estero, che hanno voglia di conoscere la Puglia o perlomeno di ritornare e scoprire anche nuove cose. Questo è sempre il nostro impegno e la nostra proposta. Ci saremo anche noi a Milano. Tra l'altro devo dire una bella conquista, con tutto l'amore che abbiamo per Lecce, c'eravamo nel 2019, però Taranto ha bisogno, perché si associa nell'immaginario, no? Sempre il discorso, e invece è importante anche come rilancio proprio del territorio questo evento. Sì, un'attenzione particolare a questo territorio per tante ragioni, culla della Magna Grecia, sviluppo archeologico, culturale, patrimonio culturale riconosciuto a livello nazionale ma a livello anche internazionale. C'è tanto da fare, questo sì, il nostro impegno è quello di far crescere quest'area, quindi non soltanto Taranto città ma anche tutto quello che riguarda il circondario, quindi parliamo delle Gravine, quindi il circondario di Laterza, Manduria, con la produzione anche vitivinicola. C'è una ricchezza inesplorata ancora per certi versi e il nostro orizzonte deve guardare sempre allo sviluppo appunto a medio e lungo termine per questa città. Fermiamo, abbiamo assaggiato sia il pane di Laterza, un'eccellenza, che anche il vino, perché si riparte anche dal territorio, dai prodotti, dal turismo enogastronomico come emozione, quello che poi viene ricercato dal turismo. Sì, prodotto enogastronomico, mi piace più parlare di cultura enogastronomica, perché c'è un lavoro che stiamo portando avanti proprio per cercare di affermare come Puglia Promozione, insieme anche ad altri assessorati, con l'assessorato, il dipartimento, anche l'agricoltura, per scoprire e riscoprire il valore delle materie prime, molto importanti soprattutto in questa fase storica delicata in cui ci troviamo a livello mondiale e che sta coinvolgendo anche diverse nazioni, quindi risorse primarie come il grano prevalentemente, le ricchezze che abbiamo a livello anche di territorio, di valorizzazione anche del comparto agricolo che diventa esperienza turistica. Questo è un po' il nostro intento. È vero, che estate sarà? Ultima domanda, estate 2022, chissà, sarà l'anno di nuovo della svolta, come si dice? Dunque, ci avevano detto tutti da più parti che in effetti il 2022 era ancora un anno di stabilità, in realtà la vera ripresa l'avremo nel 2023, questo sì, però per la Puglia l'estate, diciamo, si prospetta calda, ancora più calda rispetto a quello che è stato anche lo scorso anno, che comunque ha garantito dei numeri quasi come il 2019. È vero, l'anno scorso record di turismo interno italiano in Puglia, e insomma davvero è una regione anche molto giovane che ha saputo cambiare volto e catturare anche le nuove generazioni con una
offerta molto importante, poi ricordiamo la musica, la Taranta, insomma tanti spunti e mille volti. Grazie, buon lavoro, è stato un piacere. Grazie a voi.